come Cassano ce lo possiamo permettere. Dopo siamo entrati in partita, punto a punto, facendo ovviamente il nostro gioco e siamo riusciti insomma a vincere una Champions incredibile. Possiamo dire che il primo set giocato qua a Berlino è stato un po' un copia e incolla del primo set che abbiamo visto nelle partite di finale al Pallabarto di Perugia? Simile. Vabbè, è la voglia di strafare, no? Di dimostrare, ma con questa squadra qua non possiamo fare così, no? Bisogna giocare punto a punto con intelligenza, perché loro fisicamente sono incredibili, no? Quindi sono, guarda, stracontento. In 5 giorni penso che abbiamo fatto l'istoria alla pallavolo italiana, un scudetto e una Champions. Io sono super stanco, guarda, però ho giocato con il cuore e ho dato tutto per le squadre e sono strafelice, guarda. No, non ci credo, penso che domani mi sveglierò e mi chiederò se è tutto vero. La Champions in Italia mancava dal 2011, a Trento c'era Vantorena, a Trento c'era Sokolov e avete battuto Kazan. Diciamo che sono fortunato, no? Di aver vinto l'ultima Champions con Trento e adesso con Civitanova. Ci voleva, loro sono una squadra fortissima, l'anno scorso siamo rimasti troppo male perché meritavamo, no? Alla fine purtroppo al tie break l'abbiamo persa, loro sono stati bravi, ma questo anno non è una rivincita, perché alla fine non è che noi dobbiamo dimostrare chissà cosa, volevamo vincerla con il cuore, questa squadra lo ha fatto e quindi che devo dire, complimenti alla società, a tutti noi per questa grandissima impresa. L'avevi detto sin dall'inizio, questa squadra bisogna valutarla da febbraio in poi, questo a inizio campionato, hai avuto ragione. Io l'ho detto perché, sai, quando arrivano tanti campioni in questa squadra qua, tutti si aspettano chissà cosa, no? Di non perdere un set, di fare, non lo so, 25 a 10, non funziona così. Siamo tutti campioni, ma bisogna lavorare, bisogna mettere, insomma, il motore a funzionare, no? E io gli ho detto, questa bella Lube verrà fuori alla fine stagione. Infatti, noi abbiamo vinto lo scudetto a Perugia, che Perugia non perdeva, insomma, da 2 anni, venendo sotto 2-0, quindi... E questa Champions League uguale, più di così una dimostrazione, insomma, penso che non possiamo fare. La tua prima Champions, un altro grande trofeo, una stagione da protagonista in crescendo. È stata una stagione incredibile. Siamo partiti un po' sottotono, come è normale, perché eravamo tutti nuovi in squadra e poi anche con merito del cambio allenatore siamo stati veramente, abbiamo fatto una rivoluzione e siamo diventati una squadra temibilissima e siamo arrivati fino a qui a giocarci questa grande finale e a vincerla. Sei riuscito con la personalità, nonostante la tua giovane età, a farti valere in mezzo a dei campioni così, a ricevere e difendere vicino a Vantorena, Leal? Sì, all'inizio, come è normale, avevo un po' di timore. Io dovevo prendere un'eredità molto pesante, quella di Grebennikov. Non è stato facile. Io ci ho messo tutto me stesso, ho dato il 100% ogni giorno in palestra, durante gli allenamenti. Sono molto contento di questa annata, per come è andata. E ringrazio tutta la società, tutti i miei compagni che comunque mi hanno sempre sostenuto, mi sono stati sempre vicini, e anche a tutta la mia famiglia che comunque, anche se lontana da me, mi ha sempre sostenuto. La rimonta con Perugia e la rimonta questa sera, questa squadra ha un grande cuore. Ha un grande cuore, ha un grande carattere, ha un grande coraggio e non molla mai.